Sarò onesto, molto onesto. Appena uscito dalla stazione di Forest Gate, ho pensato di trovarmi in uno di quei quartieri dove la comunità prevalente arriva da una specifica parte del mondo. E anche guardandomi attorno, i negozi rispecchiavano un po' questa tendenza. E il primo pensiero è stato che se fossi appena arrivato a Londra, forse non avrei cominciato la mia avventura vivendo proprio qui. Poi ho iniziato a gironzolare per le strade e la mia sensazione è decisamente cambiata. Quindi parliamone. Sigla. A Forest Gate, come succede in molte parti di questa magica città, convivono varie etnie e la zona è piena di servizi e di attività che la rendono altamente vivibile, con costi decisamente più contenuti però rispetto ad altre zone di Londra. Per cominciare a capire ed apprezzare questo quartiere, va detto che il nome Forest Gate trae origine da un cancello che fu eretto per evitare la fuga delle mandrie e dei bovini della foresta di Epping. L'enorme foresta, nel tempo, è diventata in buona parte una zona residenziale, ma della foresta originale rimane comunque la parte denominata Wanstead Flats. Forest Gate è situata nella zona 3 di Londra ed è servita benissimo dai mezzi pubblici. La linea ferroviaria si trova lungo la Great Eastern Main Line ed è una delle fermate del treno della Central Underground Line. Inoltre è attraversata da varie linee di autobus, come la linea 25 che funziona 24 ore su 24 e la linea notturna N86. Le abitazioni sono spesso in stile vittoriano e contribuiscono in un certo qual senso a dare quell'atmosfera così British style che tanto rende questa città bella, unica e romantica, senza per questo però farsi mancare anche edifici più moderni e di più recente costruzione. Altro particolare da non sottovalutare a Forest Gate sono le stazioni della polizia e dei vigili del fuoco, che sono dislocate proprio nel centro del quartiere e che danno un senso di ordine e di sicurezza che viene percepito un po' dappertutto. Per quanto riguarda i servizi primari, ci sono banche, farmacie, parrucchieri, bar, supermercati e negozi di ogni genere a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Se ami mangiare sano, inoltre, ti illuminerai alla vista di negozietti che vendono frutta e verdura fresca e delle panetterie che producono pane fresco tutti i giorni. E se deciderai di seguire i consigli che qualche tempo fa ti ho dato per fare la spesa con sole 10 sterline a settimana, potrai entrare da Poundland e acquistare prodotti di prima necessità a un solo pound per confezione. Ci sono anche alcuni pub e ristoranti etnici che contribuiscono a movimentare la vita notturna di Forest Gate senza dover necessariamente spostarsi verso la city. Non dimentichiamoci poi che in questa zona ci sono molti asili e scuole e anche un'università, la University of East London, che conta una media di 19.000 studenti provenienti da ben 120 paesi e seguita da 600 diversi professori. E per finire, una curiosità. Il famoso attore Arnold Schwarzenegger ha vissuto proprio qui a Forest Gate e si è allenato in una palestra situata a Romford Road ancora prima di raggiungere la fama mondiale. Insomma, tirando le somme, direi che la zona di Forest Gate è decisamente vivibile, soprattutto da quando si sono svolte le Olimpiadi del 2012. La zona limitrofa di Stratford, infatti, mentre da una parte ha certamente fatto aumentare il costo degli affitti, mantenendoli però più bassi rispetto ad altre zone, dall'altra ha invece incrementato la qualità della vita e dei servizi, che si stanno rivelando ottimi per chi decidesse di prendere una casa proprio qui. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando da Facebook metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciaone!